La messa sia per tutti noi una scuola di preghiera, ha detto il Papa questa mattina nel corso dell'udienza generale, proseguendo il ciclo di catechesi che riguardano la celebrazione dell'Eucaristia. Allora andiamo ad ascoltare le parole del Papa in questo stralcio tratto proprio dall'udienza. Nel percorso di catechesi sulla celebrazione eucaristica abbiamo visto che l'atto penitenziale ci aiuta a spogliarci delle nostre presunzioni e a presentarci a Dio come siamo realmente, coscienti di essere peccatori, nella speranza di essere perdonati. Proprio dall'incontro tra la miseria umana e la misericordia divina prende vita la gratitudine, espressa nel Gloria, un inno antichissimo e venerabile con il quale la Chiesa raduna nello Spirito Santo, glorifica e supplica Dio Padre e l'Agnello. L'esordio di questo inno, Gloria a Dio in alto dei cieli, riprende il canto degli angeli alla nascita di Gesù a Betlemme, gioioso annuncio dell'abbraccio tra cielo e terra. Questo canto coinvolge anche noi, raccolti in preghiera. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Dopo il Gloria, oppure quando questo non c'è, subito dopo l'atto penitenziale, la preghiera prende forma particolare nell'orazione denominata colletta, per mezzo della quale viene espresso il carattere proprio della celebrazione, variabile secondo i giorni e i tempi dell'anno. Con l'invito preghiamo, il sacerdote esorta il popolo a raccogliersi con lui in un momento di silenzio. Il silenzio non si riduce all'assenza di parole, bensì nel disporsi ad ascoltare altre voci, quella del nostro cuore e soprattutto la voce dello Spirito Santo. Possa la liturgia diventare per tutti noi una vera scuola di preghiera.